Pino Quarta e Lucia Contessa, presidente e segretaria del Club Dance Forever, qui alla palestra scolastica della Giovanni XXIII. Esattamente, grazie comunque della cortesia. E quindi io da 35 anni che sono nel campo della musica, quindi potrei anche andare in pensione. Però bisogna vedere la Fornero che... Però da 10 anni a questa parte, esattamente il giorno 2 febbraio, è nato questo club Dance Forever. Quindi siamo al compleanno. Siamo al compleanno, 10 anni che è nato questo club. E tutti questi ballerini tutti 10 anni hanno? No, la maggior parte sì, la maggior parte sì, fanno parte del gruppo. E quindi, siccome effettivamente il sabato usciamo per andare a ballare, io che tra l'altro forse riesco a ballare un pochettino meglio di loro, quindi effettivamente ci divertiamo il giovedì e il martedì qui per quanto riguarda questa palestra e passiamo, se si può dire... Bravo, questo maestro! Vabbè, lo stai dicendo perché è vicino. Mica posso dire no. Mica. E lei segue, Lucia, le attività, tutto, diciamo, di questo bel gruppo? Sì, diciamo, io seguo un po' l'amministrazione, tutta la documentazione da preparare per poter essere un club in regola, diciamo. Siamo associati a AXI, ti ricordo? Sì, AXI sì, e seguo anche loro il sabato soltanto. Ma tu non balli, Lucia? E purtroppo ho avuto un incidente al ginocchio e quindi per adesso sono in panchina. Non ecco. Posso ballare. Stand by. Sentimi, P, è un'attività che comunque è utile anche a chi come me, non dico come loro, ha una certa età e quindi ha bisogno di muoversi, è importante. Beh sì, sicuramente sì, perché effettivamente noi lo facciamo per hobby, però tra l'altro c'è gente anche qui che preferisce venire qui piuttosto che andare in palestra per quanto riguarda i soliti esercizi, quindi si diverte a ballare e passiamo il tempo, tutto qua. Chi è che di voi vuole parlare e dire come si trova in questa attività, con questo club? Quasi bene, anzi benissimo. E lei signora? No, bene, bene, ci troviamo tutti bene, sì. In pratica, sì, 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 ci conosciamo da tanti anni, quindi ci piace stare insieme. Non finisce qua perché poi si va nelle balere a ballare. Sì, poi tra l'altro io il sabato suono nelle balere effettivamente e quindi loro mi seguono comunque io vado e comunque mi sento di ringraziarli sempre. Bene. Noi siamo un gruppo e veniamo da Oria, siamo circa 15 anni quasi. Sono circa 10 persone che veniamo da Oria quasi. Da Oria veniamo, seguiamo il maestro da 6-7 anni. Un maestro con le M maiuscole, Pino? No. Un maestro che diciamo istruttore di ballo. Istruttore di ballo. Comunque siamo al 10° anno e quindi sì, al 10° anno c'è da strappare la una bottiglia sì. E di aprire. Sabato festeggiamo. Strappa la bottiglia e quindi si apre e si mangia anche la torta. Esattamente. Bene. Che tipi di ballo fate? Solo balli di gruppo. Noi ci divertiamo solo con i balli di gruppo. Quindi un gruppo affiatato, diciamo. Questo è importante. Bene, dalla palestra della Giovanni XXIII è tutto. Professor, ci interessa soprattutto il movimento. Il movimento è importante. Ci fa stare bene. Ed è una. La seconda è quello di stare in compagnia, che si crea tanta allegria insieme a noi, in mezzo a noi. E poi quello della torta che lei ha detto, se qualche volta può anche avvicinarsi, che ci fa tanto piacere. Diciamo che dopo tanti anni siamo diventati una famiglia. Una vera famiglia. E questo è fondamentale, questo è, diciamo, è il succo della sostanza proprio di questa attività. Bene, Pino, grazie. Grazie a voi e soprattutto grazie a tutti quanti loro. Sono sempre loro. Grazie.